Non mi si sente, probabilmente adesso sì. Buonasera a tutti, eccoci qua. Connessi da casa sul nostro canale Twitch, che era un po' che non utilizzavamo, l'abbiamo un po' spolverato, rimesso a nuovo, come abbiamo rimesso a nuovo Piero Torri e Alessandra Austini, entusiasti, devo dire, e non abbiamo potuto fare niente per Matteo Cirulli, ormai sempre peggio nella sua discesa quotidiana. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. E Quanto non siamo abituati a fare una te cosa del stai nella tua genere? cameretta? Questa è la mia cameretta, sì, famosa Pensa insomma se perché. potessero parlare quei muri. Vabbè, qualcosa forse potrebbero raccontare, dai, forse qualcosa. Allora, intanto saluto la chat, qui vediamo i messaggi che ci arrivano, Vedo, cominciano ad Piero, che arrivarci. sono i messaggi, però poi li vedrai anche qui, Piero. Esatto, Li li vai metterò giudicando, poi in sovraimpressione quelli più carini e quelli ai quali possiamo rispondere. Quello che scrive Domenico non gli possiamo rispondere, però esprime un sentimento, diciamo, di nervosismo. condivisibile. Esatto, abbastanza condivisibile. Le vostre domande qui nel bannerino che vedete a destra le leggiamo insieme e proviamo a rispondere. Stiamo seguendo, almeno io sì, ma so che anche Pier Alessandro e penso anche Matteo, la finale di Coppa Italia della Roma Primavera sulla Fiorentina contro la Fiorentina a Salerno. Scelta strana come stadio, però va bene così. La Reghi comunque sta avviando una seconda giovinezza, forse anche una prima. Fiorentina che sta andando un pochino meglio, direi, rispetto alla Roma in questi primi 28-29 minuti. Vediamo come andrà poi il prosieguo della partita. Tanto qui abbiamo anche il nostro bannerino perché non ci facciamo mancare niente. Allora, ragazzi, cominciamo da che cosa? Dalla partita di ieri sera? Vogliamo sorridere un po' pensando a giovedì scorso? Decidete voi e Da iniziamo. sorridere c'è poco, eh. Se Sì, pensa al giovedì scorso, ok, ma ieri sera è stata una carneficina, va a Roma, perde 3-1, perde un altro paio di giocatori, c'ha qualche rimpianto concreto, agganciato al quarto posto, che per me è terzo e quarto insieme, perché io Juve la considero in corsa per le prossime coppe. Si avvicina l'Inter, si avvicina l'Atalanta, è stato un turno devastante per Roma. Sì, è stato un turno La partita abbastanza di devastante. vantaggio che ci aveva non ce l'ha più. Ma era prevedibile, però, Poi, un era lo turno così, spareggio. almeno a livello di risultato, vi ha stupito così tanto perdere ieri No, contro secondo l'Atalanta? me il risultato era da mettere in preventivo, ci siamo tutti un po' approcciati quasi con la rassegnazione di vedere una Roma stanca, che non avrebbe avuto le forze, le energie per firmare un altro risultato positivo dopo la serata straordinaria dell'Olimpico col Feyenoord, ma anche straordinaria e lunghissima. Quello che secondo me è il rammarico più grande è che il risultato non rispecchia poi l'andamento della partita, perché tra le gare in trasferta negli scontri diretti, io credo che la Roma ieri abbia controllato più di tante altre volte la partita, che si è giocata ai ritmi che voleva la Roma, che ha avuto il difetto di non creare molto, ma l'andamento della gara non mi dava l'impressione, no, che ci fosse una superiorità dell'Atalanta, tutt'altro. La Roma l'ha persa per aver creato troppo poco rispetto alla gestione del pallone e per una scarsa attenzione ai dettagli, che stavolta è stata fatale, perché un dettaglio. Possiamo Sì. dire, Ale, che abbiamo perso le due partite forse giocate meglio in questa stagione contro l'Atalanta. Comunque raccogli zero in due partite che se avessi Sì, raccolto zero. almeno quattro ti Due partite che non saresti meritavi di stato. perdere, indubbiamente. Nessuna delle due, quella dell'Olimpio, meritavi di vincerla. Parla tu. Niente, Alessandro No, Fini ha deciso di io il abbandonarci in diretta concetto e qualcuno forse. estendo non solo. Non lo limito alle due partite con l'Atalanta. Faccio questa riflessione. Nelle sei partite con Lazio, Napoli e Atalanta, la Roma fa 0 punti. E avrebbe, per quello che ho visto io in campo, magari io ho un occhio giallo e uno rosso. L'unica partita che avrebbe meritato di perdere è quella all'Olimpico con il Napoli, anche se poi si materializza a 5 minuti dalla fine per uno dei pochi interventi sbagliati di Smalling, ma poi il nigeriano fa un grande gol, fa una grande giocata, è bravo il nigeriano. È vero che dall'altro piatto della bilancia, devo dire, probabilmente questo è un limite della Roma. In queste sei partite la Roma fa 2 gol, entrambi in trasferta, a Napoli con Sharawi
e ieri col capitano a Bergamo. E questo sottolinea quella che è probabilmente la mancanza più grossa in questa stagione della Roma. A Roma non c'ha attaccanti, o meglio, ce l'ha, ma quest'anno stanno attraversando un periodo di scarsa vena, mi viene da dire, perché Abramo è il fratello scarso di quello che abbiamo visto l'anno scorso, e Belotti a cresta si è dimenticato a Torino. Per cui non fare gol, nella migliore delle ipotesi fai 0-0. La Roma fa due gol in queste sei partite, che ribadisco, secondo me doveva perdere solo quella con Napoli a Olimpico. Ci sta. Tanto vi saluta Giovanni da Bologna, Alessandro e Piero. La mangia la spuma di mortadella, Giovanni da Bologna. Penso proprio di sì. La spuma di mortadella. Ma te l'hai mai mangiata la spuma di mortadella? No, mai mangiata. È una cosa che te può far star male. E l'ha mangiata anche Alessandra Ostini, ma forse non si ricorda. Me la ricordo, come no? Bravo, vedi, allora ancora c'è speranza, anche perché è una cosa Capitano Baghi, questa novità, perché ieri sera non siamo andati in onda su... Sì, Piero, adesso basta parlare della spuma di mortadella, ti prego. Spuma di mortadella, per quanto sia buona, saluto Giovanni, ma insomma anche no. Novità, perché Roma ieri sera ci ha costretto, tra virgolette, a non andare in diretta, lasciando posto a Lamberto Giorgi, quindi abbiamo deciso di recuperare in questa serata, che tra l'altro è anche festa, facendo questa live qui su Twitch. Qui c'è La Vita Secondo Lello che dice: quando la Roma gioca bene non fa mai risultato, viva il brutto gioco. A questo punto la chiude con una battuta Lello, però in realtà poi è un pensiero molto comune. È una riflessione che ci sta. Però io poi vi chiedo un'altra cosa per fare dibattito, per il piacere del dibattito. Bravo. Giocare bene fino a che punto? Cioè, quando la Roma ha giocato bene, non è che ieri abbiamo visto una partita particolarmente straordinaria, né a Napoli abbiamo visto una partita particolarmente straordinaria della Roma. Cioè, non ho visto un forcing... Forse si può cambiare in questa maniera, Gabriele. Quando la Roma prova a fare la partita, è una Roma che va incontro alla sconfitta. Quando invece l'aspetta la partita, ieri l'Atalanta ha vinto da Roma di Mourinho, ha aspettato de rimbalzo, cioè ha rubato palla alta in occasione del primo gol per la sciocchezza di Abramo, preceduta da una sciocchezza di Zaleski. Però se non ci fossero errori, poi loro sono stati bravi a sfruttare, perché l'unico vero gol che fa Atalanta è il primo, l'altri a Roma ha preso. Vabbè, il terzo lo fa la Roma. Errore talmente grande di Rui Patricio che è veramente da... Poi magari saluto Walter. La Roma prova a fare lo step di fare la partita, ancora dimostra le difficoltà di una squadra che si deve ancora consolidare. Io non ho visto una Roma che ha fatto la partita ieri sera, ma era logico. Ha gestito il pallone ai ritmi più di altre volte. Non ho visto... Sì, questo. Ha dominato. Dominare è un'altra cosa, ma la Roma raramente domina. Non è proprio una cosa... L'ha dato sempre a Roma ieri sera, anche nel primo tempo, pure se due squadre in tirano in porta. Atalanta la prima volta che tira in porta è quando fa gol, È vero, pure a Roma ne ha tirato in porta, ma il senso della partita era in mano a Roma. Sono d'accordo. Sì. E nel secondo tempo ancora di più. Però secondo me Piero non è dominare la partita. Per me a Roma, a Rotterdam domina la partita a Roma e la perde. E questo magari dà ragione al discorso. Ma dipende pure che intendiamo per dominare. Secondo me la Roma quest'anno domina una sola partita. I primi 45-60 minuti in casa col Salisburgo. Lì la partita si è giocata tutta nella metà campo del Salisburgo. Ho visto una Roma mettere alle corde l'avversario, ma non serve dominare necessariamente il campo per vincere le partite. Non è quella la strada che ha scelto la Roma di Mourinho, mai lo farà, perché proprio non lo richiede questo tipo di impostazione. 3-1 mi pare un risultato molto bugiardo rispetto a quello che abbiamo visto. Come dice Piero, questi zero punti nelle sei partite che ricorda lui pesano. Sono penalizzanti da morire. Però, siccome la Roma spesso gioca a partire sul filo dell'equilibrio, comunque, no? Magari per trovare un punto d'incontro con Gabriele, è stata una partita quantomeno equilibrata? Sì, ma decisamente. Sì, ma perché io ho anche un concetto di dominare la partita, ragazzi, ma semplicemente questo qua. Come però ma non è una critica. Gioca partite così, e qualcuno l'ha pure vinta, però.
non ti può andare sempre bene, non ti può andare sempre male. Però qui c'è l'aggravante, lasciamo perdere Napoli, tu dai 6 punti a 2 dirette concorrenti, Atalanta e Lazio. Ma sarebbe stato sufficiente, come negli ultimi anni, un derby per uno, a Roma stava sopra la Lazio e la Lazio stava fuori da tutto. E Sarri, è vero, Piero, però quest'anno, secondo me quest'anno questo scarto qui di punti è, per tua fortuna, ridotto dal fatto che stai in un campionato in cui la Juventus fa 0 punti col Monza, la Lazio fa 1 punto col Torino, il Milan perde col Sassuolo, cioè... Sì, ma a me questo non consola, Gabriele, a me mi frega. No, che non, ma non io sto a guardare a Roma, e a Roma in queste 6 partite fa 0 punti, non meritando di fa 0 punti. So, e siamo d'accordo. Con l'Atalanta che fa 0 punti. Io non te dico, ma nella partita d'andata, la Roma, quella è stata un'altra partita abbastanza dominata da Roma. Anche più di quella, decisamente l'Atalanta, molto più di questa. È stata la peggiore Atalanta degli ultimi anni, completamente snaturata. È un'Atalanta che ha aspettato, ha ritrovato improvvisamente, come te sbaglia a Roma, Zapata, che fa la miglior partita, se non l'unica partita di questa stagione, ritrova Pasalic, appena resuscitato. Ma Atalanta ti ha aspettato, oh. Ma è inutile dire, potevamo fare quarto con Oilund, come si chiama? Oilund. Ho capito, ma la Roma lì stava a recuperare, stava già in 10, ha finito 9, e non si riesce a capire perché Atalanta non ha finito in 10, perché il fallo di Palomino, ragazzi, se non è rosso quello, ma come si fa a equiparare un giallo a Palomino con il giallo che si dà a un giocatore che si toglie la maglia per gioire per un gol? È come uno scippo con una rapina a mano armata, e se può fare, che giustizia è questa? Cioè, tu mi dai la stessa pena se faccio uno scippo e una rapina a mano armata? Allora faccio la rapina a mano armata, perché magari entro in banca più soldi. Allora, non seguire quello che dice Piero, ci dissociamo chiaramente, signori di Twitch. No, ma per dire, il nostro per dire. È un esempio. Allora leggo un po' di messaggi alla chat. Intanto saluto Gianluca, solo roba buona, è il suo nick su Twitter, non è un messaggio in codice, lo saluto sempre con affetto. Poi andiamo a vedere un po'. Poi voglio fare un'altra domanda, ma secondo voi è rigore su Abraham nel primo tempo? No, chi se ne va? Non lo so. No. Non credo. Secondo me no, Piero. Tocco leggero, secondo me. Che vuol dire tocco leggero? Mi fai che schia? Per me tocca prima il pallone tra i piedi di Abraham, se no non ha senso. Se che succede a Vlahovic all'Allianz Stadium, danno calcio di rigore oppure no? Fischiano, non lo so, Piero. Pensa pure che lo cacciano e il difensore fa quel fallo. Perché ti dà angolo allora? Perché ti dà angolo allora? Abraham sta davanti, e poi ti dà angolo, perché significa che l'ha presa col piede in mezzo alle gambe di Abraham. E poi allora posso dire che, per esempio, il tocco di Abraham sul difensore olandese per servire Cristante, che fa 2-0 poi annullato, è un tocco leggero, ma hanno annullato il gol, e oltretutto subito dopo ho preso l'1-1. Perché non se ne parla? C'è chi fa i dossier, leggo di un dossier della Lazio, ma ci avete presente il primo che ha fatto la Lazio a Juve? Ci hanno messo nel dossier, Piero. Sì, stiamo lì, sempre quello di Cristante. Per me era buono quel gol, come era buono quello di Cristante in Coppa giovedì. Non è un fallo, non è neanche un appoggio, non è quello lì. Nessuno dei due, invece. Beh, vabbè, perché tu sei più... No, io però sto più dalla parte... Sei più rigido sui falli. Fatto sta, caro, ma gli hanno annullato Lazio convalidato comunque. Cioè, in Europa, una in Italia. E tu mi insegni che se sto in corsa basta poco, basta un tocco per farmi cascare. Lì sto a 5 metri dalla porta davanti al difensore. Poi magari Abraham mandava il pallone all'aeroporto di Orio sul serio. Sul serio. Sul serio, però peccato che non ci stanno i meme. No, vabbè, tanto mi ha detto che recuperava dopo esatto. Recupererà Piero. Non troverà. Si salva, Piero. I messaggi li stai vedendo sullo schermo. Cos'è che non comprende, Piero? Che si è perso? Voleva capire che succedeva, che si diceva, capito? Ah, no, ce ne abbiamo dei messaggi sulla chat. Ci chiedono intanto se ci piace Zaha a parametro zero. Beh, a me non dispiace. A me non piace.
a me non piace. Non dispiace, non ho detto che mi piace, ma questa, non mi dispiace. Quest'anno ha presa poco. Dipende poi già. Di come vuoi giocare, perché è un'ala. Quindi dipende poi da lì chi andrà in attacco. Io ho una domanda invece per Capitano Paghi, che saluto. Chi sarebbe il nonno e chi nipote tra me e Piero? No, a Capitano Paghi. Forse lui. Te querelo questa cosa. Eccoci qua. Andiamo. Nipote e nonno, bello, sì. Querelo pure un po' io, nel senso che... troppo forse, dai. Sì, sì, forse. Piero è un fratello maggiore. Notizie di Teron, sapete dove si è messo quel dito? Ecco, infatti ce lo chiede, io volevo evitare di leggere questo commento, vabbè lo faccio contento Ricca 0903, commento sul dito medio di Teron. Secondo me, posso dire una cosa, è ancora peggio chi ha cavalcato l'onda per fare interazioni, che non Teron, che si qualifica per quello che è, insomma. Anche perché quello porta dalla qualificazione della Roma, Beh, lui ha fatto un post in quello cui... Allora aspetta, te lo faccio. No, io ho visto il post... Che poi se fa così... Era col portachiavi... Piero, non ci far bannare. Il post sul portachiavi del Feyenoord. Col portachiavi... Sì, perché lo mette su sto dito... Perché lui ha detto di avere radici di Rotterdam e che sembra, insomma... Dice, io ho radici a Rotterdam... È peggio per te, si vede pure da fisionomica o qua la faccetta ha vinto. Posso Carubino. Interpretare me stesso e dire una cosa che non sarà popolare? O mi volete fermare? Decidete voi. No. Però non è che possiamo essere contenti quando Mancini... No, ciao. No, ma guarda, io ero d'accordo. Non è uguale per niente. Ale, non è uguale per niente. La partita. Primo. Secondo, ciao, è più uno sfottò che un gesto offensivo. Cioè, lì c'è un dito medio. Ma poi di che? Cioè, l'altro non è il primo. No, poi, guarda, io al limite... Sì, però è in generale sempre una cosa. Se la facesse un giocatore della Roma... No, a me noi non diremmo che è andato. Perché gli altri non li voglio neanche considerare. Ma io avrei potuto quasi accettarlo se l'avesse fatto prima della partita. Perché se lui gioca la partita e la perde, non lo fa, capito? Il vigliaccone lo fa perché vince la partita sperando di trovare simpatie a Bergamo bassa, Bergamo alta e poi basta, perché con qua la faccia e simpatie non ce ne può avere da nessun altro. Fallo prima della partita, un vertebrato. Dai. No, dai Piero, così è troppo. Così, è così. Ti dissocio che fanno i bulletti da quattro soldi dopo. Fallo prima. Ma io vado dopo la partita che ti abbiamo fatto quattro suppostoni, capito? Puoi non farlo? Cioè, sarebbe ancora meglio, no? No, ma io sto con Gabriele quando dice che ci sono sempre state, sempre ci saranno. Quando le fanno contro la Roma, giustamente i tifosi della Roma si risentono. Quando le fa un giocatore della Roma nei confronti di un avversario, quello che ho trovato un po' particolare, fa parte del calcio, non ci dovrebbe essere, è che Dazon gli ha fatto da eco. Ma credo sia stato un errore quello. No, so se è stato un errore. Non mi sembra tanto. Comunque non è stato l'unico. Noi dopo aver sentito. Fate vedere sto dito, ma si può far vedere? Eccolo, lo sto facendo vedere qua. Eccolo qua. Ok. Cioè un dito medio. Ma poi è chiaramente. Ma voi siete sicuri che intendeva quello? Secondo me certo. Il portachiavi della conference credo che stia proprio a cercare. Il portachiavi della conference, sì, ok. Non avevo notato. Però vedete, io vedendola, l'avevo vista la foto, non avevo pensato al dito medio. Forse sono ingenuo io. Vabbè, diciamo che dai, metterlo lì è un pochino quantomeno, cioè scivoli molto nel doppio senso. Lui comunque è uno che è molto social, no Gabriele? Sì, però non ha mai fatto dei gesti, sì, è molto ironico, molto sì, ma è la faccia. Sandro, per questo sta faccia. Ale poteva scegliere qualunque altra foto. Sbaglio è uno che spesso fa cose. No, è vero, anche con la Roma ce ne accorgiamo quando gioca la Roma, perché lo fece l'anno scorso l'andata parking the bus. Una volta fece anche un post, mi sembra, dopo una sconfitta dell'Atalanta, prendendola a ridere su qualcosa. Sì. No, ma lui è mi molto sembra sacro, uno. Voi siete proprio sicuri che vuole fare il dito medio? Magari sì. Io sì. Che l'ha fatto è di cattivo gusto.
se lo ha fatto appositamente è molto di cattivo. Per questo ti dico che non è paragonabile a Mancini che saluta e fa l'occhiolino a Gimenez o ad altri giocatori di altre squadre che hanno fatto cose. Ma lo stesso un altro dito per dire il pollicione. No, può essere. Anche perché secondo non avrebbe molto la didascalia, perché lui scrive giustamente: quando hai radici a Rotterdam e batti la S Roma con quella foto. Ha giocato molto su questo. Ma mi spiegate perché Matteo è l'unico con le cuffie? Perché è più tecnologico di lui. Non le casse sul computer. Quindi c'ho tra un po' parti, c'è il conto alla rovescia, De Colli. Eccolo, ciao Vincenzo. C'è Vincenzo con noi, zio Johnny di Piero Torrismo, che salutiamo. Mi raccomando, Vincenzo, cerca di farci evitare la querela col prossimo video da Piero Torri, che è sempre un filo abbastanza sottile quello su cui camminiamo, grazie al nostro Piero, che però amiamo. No, io dico. Cioè, è per me è stato un gesto vigliacco. Ripeto, l'avesse fatto prima della partita? Oh, vabbè. Dopo io sono convinto che se non vinceva la partita non lo faceva. No, certo, ma infatti lui ha giustificato, come ha detto Matteo. Ti piace questa citazione pirandelliana? Mi è piaciuto. Pirandello è stato grande. Non so se voi lo conoscete. Sì, certo. Lo so, te Gabriele non conosci. Oddio, non leggo. Non so se c'è un libro qua davanti, forse no, perché ce l'ho dall'altra parte in libreria. Ho coperto un attimo Matteo con questo commento lungo di Madre a 007, però il tema è abbastanza sta leggendo Piero. Aspetta, lo mettiamo così Matteo, no, così non c'è nessuno dei due. Prima cosa che mi viene da dire è che negli ultimi 2-3 mesi Luis Patricio era stato impeccabile. Detto questo, non mi serviva il clamoroso errore, infortunio, paperone, guaglione di ieri sera, per avere consapevolezza che la Roma un portiere lo dovrebbe comprare nel prossimo mercato. 35 anni? Sì, c'ha 35 anni, un altro anno di contratto, perché se rimane gli devi prolungare il contratto, che è una cosa che puoi anche fare. Se Rui Patricio nell'arco dei prossimi 12 mesi mi diventa il 12° da Roma, sto un po' più tranquillo da adesso che c'ho un pupazzone in panchina, perché Svilar, quando l'abbiamo visto, ci ha fatto mettere le mani nei capelli un po' a tutti, meno un po' a Sandro, meno a me, che meno a Slot, ma comunque no, io credo che la Roma sì lo debba prendere, e siccome penso che ci sia un mercato dei portieri in questo momento, soprattutto italiani, mi viene da dire, ma anche all'estero c'è qualche giocatore interessante. Io, per esempio, penso che Vicario sia un portiere che mi piacerebbe vedere. Ho capito che cosa. Pava! La Roma ha i giocatori per poter inserire una trattativa con l'Empoli per fargli evitare il cash. Io, per esempio, penso che Bove possa essere un giocatore che a Empoli che rimane in Serie A, immagino, cioè deve perdere tutte le prossime, Mannambi, l'Empoli, possa essere una piazza giusta per farci capire se Bove è da Roma oppure no. Qui a Roma tanto non gioca. Sì, adesso giocherà un po' di partite in questo finale di stagione, ma non gioca. A Roma ha già preso Aouar, non so che succederà con Giorgino. Io mi sto a convincere Giorgino, a Roma non lo prende. Poi Cragno lo prendereste per l'arrivo probabile di Aouar. No. Sì. Tu, Pia? Cragno lo prenderesti? No. Cragno non lo prenderei. Cragno lo prenderesti? Io no. Cragno, fa panchina al Monza, De Gregorio, che è incantante al singolare. Bravo Di Gregorio. Ma ci sono molti. Sta a fare una buona stagione, però sta a fare panchina. È vero che lì sta in prestito. Sta in prestito, non so se con obbligo di riscatto in casa di salvezza, perché il Monza ormai è salvo. Sì, in caso di salvezza dovrebbero essere 3,5 circa. Di riscatto? Sì, obbligo. Obbligo? Sì. 3,5? Sì, sì. No, c'è diritto, ragazzi, no obbligo. Sicuro? Sì, però Monti, per esempio, Pessina sta lì con obbligo di riscatto in caso di salvezza, o devono prendere. Monza deve spendere un sacco di soldi quest'anno, che c'ha diversi. Vi ricordate quando si parlò di Villar al Monza? La Roma voleva l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, e Gagliani ha detto grazie, arrivederci, datela a qualcun altro. Però pare che pure al Getafe c'ha obbligo di riscatto in caso di salvezza.
in questo momento il Getafe è salvo, non so però il problema, il problema dei portieri è che se ne vai a prendere uno italiano anche in squadre di medio o basso cabotaggio devi pagarli, perché stanno tutti facendo ottime stagioni. Guarda i portieri, portieri da Vicario quasi inavvicinabile, Provedel è inavvicinabile per altri motivi, Karius è inavvicinabile per altri motivi ancora, poi non credo che andrebbe dato d'accordo con c'è qualche figlio, elemento della figlio o figlia gli nasce? Maschio o femmina? Non si sa ancora, mi sa che non ancora non, non ha ancora fatto il gender reveal. Come il portiere la Roma lo prende all'estero, però tipo non ma un Falcone lo prendereste? Chi? Falcone del Lecce lo prendereste? Io come titolare qualche dubbio ce l'avrei. Non lo so, io lo prenderei, però, secondo me non è male, eh? Io lo prenderei, però prenderei di più, sai, è un'incognita, non che gli altri non lo siano. No, io in Italia non ce l'avrei dubbi su Vicario. Lo stesso Carnesecchi quest'anno sta andando meno bene dell'anno scorso. Vabbè, ma Carnesecchi prende 30 tiri in porta a partita, è normale. Tra lui inizia la stagione con un problema alla spalla, sì, è quasi rotto la spalla praticamente. Mi pare che loro avevano preso Radu, no? Sì. Sì. Poi Carnesecchi gli torna prima e Radu non so se poi adesso l'hanno dato via. Non lo so, controllo adesso. Radu non è andato il palometro, stiamo tenendo il conto. E il palometro se sta a riempire, ragazzi. Però palometro ragazzi non basterà più, prima o poi porteremo un secchio. È andato incredibile. La Roma ha preso 30 pali su 64 gol in questa stagione. Ci sono squadre che ci mettono 5 anni. 30 sono tanti. Quello di ieri poi è clamoroso. Madonna, palo interno con la palla che non entra in porta. Tra l'altro, con se fosse stato un palo un po' meno interno, l'avrebbe preso un giocatore della Roma sulla ribattuta. Oppure sulla schiena, schiena. Il portiere esatto. Andava, e andava dentro. Cioè, quello è il palo di i due pali di Bagnez tra andata e ritorno al Fernando sono veramente clamorosi. Vi leggo questo commento qua di Carolingia 7. Speriamo di non confermare Wijnaldum, un giocatore costoso e con età avanzata. Tra l'altro, zero leadership. Non una bocciatura totale. Non sono d'accordo con la zero leadership, che sia costoso e con l'età avanzata, è vero, sono dati quello di che sia poi, al di là della frattura della tibia, a me questo infortunio muscolare mi fa nascere l'interrogativo. Vabbè, ma questo è uno che adesso all'età sua, perché questi sono giocatori un po' consumati, ragazzi, ci hanno tantissimo anche calcio. Llorente. Anche Llorente, assolutamente sì, che tra l'altro era un giocatore che mi stava convincendo. Ieri mi è piaciuto tantissimo. A me no, pensa. Llorente, a me Llorente, questa avvalora questo... quello che pensa Alessandro. Giusto. Ma è del 93, come me. Ma che logo? Ieri l'ho visto molto bene dal campo, vicino al campo, quindi forse la percezione mia certo. Può essere da una parte migliore per tante cose, sì, dall'altra più totale, certo. È un po' meno completa, no? Ti devo dire, dal campo mi ha impressionato tanto Llorente, perché l'ho visto molto. A cosa non ti è piaciuto di Llorente ieri? Ieri, non lo so, Zapata, per dirla in termini semplici, se l'è messo in tasca, proprio, secondo me. Non sempre. Non è vero. Non sempre. Ma Zapata... E poi stai a parlare di Zapata. No, assolutamente, assolutamente. Mette in tasca certo. Chi gli pare, più o meno. Zapata però, si rimagna. L'ho visto molto attento, concentrato, puntuale. Per me, per esempio, anche sull'infortunio di Rosa sapeva quello che doveva fare, che lo scontro fisico non gli conveniva farlo. Se poteva lo anticipava, se no cercava di portarlo sull'esterno. Tu devi vedere queste cose. No, non è detto che devi sempre rubare il pallone. Cioè, Zapata quando sta bene ti fa male. Io mi ricordo qui a Olimpico che spostò con una spallata mano l'asse, che si è più ripreso da qua a spallata. Si è ripreso la notte del Barcellona. Lo so, non c'entra niente. Potreste comunque, cioè, logori sarete voi, perché Diego Llorente ha 29 anni, ancora 30 da fare, esattamente come me. Ah, è sul personale. Che ancora tanti anni di carriera davanti, gliene avevo dati due di più. Sciacquatevi la bocca quando parlate di Diego Llorente, che abbia tantissimo calcio alle spalle, no? Io e dei 90, insomma, dai, non è uno proprio senza esperienza, Come? Non è uno proprio senza esperienza, no, però non è neanche, non ha il numero di partite di, che ne so, io Smalling. Te dico, io se fosse possibile, no, forse no, però comunque lo ci penserei, acquistarlo o no? No, acquistarlo no, perché se io penso che partirà Ibañez, sarà ceduto Ibañez per la gioia di moltissimi, e li posso pure capire, per carità, e per la disperazione dei laziali.
a Roma un altro centrale dove prendere. Se dovesse prendere Indica, fai di Indica Small, Indica mi pare che 98. Indica 98, sì. Sì, 99, meglio ancora. Indica Mancini che è 96. Smalling che c'ha età che c'ha, ma quanto ne abbiamo sentito la mancanza ieri sera, l'ispanico, e poi decidi se con Bulla c'è qualche benefattore che so prende, vai a prendere un emergente. So che a Roma ha preso sto ragazzino olandese, come si chiama? Quello del Colle. Ho capito, ma non lo conosco. 2004. Ma anche i genitori lo conoscono, non hanno visto giocare manchi i genitori, è giovanissimo. Però poi un quinto ti serve, soprattutto se continui a giocare a tre, anzi a cinque, come ha detto Mourinho ieri sera nel dopo partita. Siccome penso che sarà così, la Roma 5 ci deve avere. Se poi il quinto dovesse rimanere con Bulla, va bene, però io con quei quattro, cercando anche di fare una turnazione un po' più massiccia rispetto a quella di quest'anno, io insomma mi sentirei abbastanza garantito in quel ruolo, in quei tre ruoli. Ci sta. Tanto c'è chi apprezza le puntate con te che fumi, Piero. Allora, aspettate che c'è un nome che credo sia stato accostato per numero di volte dietro soltanto a un altro nome, che è Nacho. Areola, prendereste Areola? No. Pensavo fosse allora, più bello del mondo. Ma che fine ha fatto? Mi pare sta in Inghilterra, non sta? West Ham, ma non gioca mai. 5 partite, 7 gol, 2 clean sheet. Appunto, non gioca mai. In Premier. No, non gioca. Poi West Ham... Ma credo che sia in prestito, è lui là. Dal PSG, che tra l'altro c'ha acquistato dei prestiti. Acquistato a 9 milioni dal Paris Saint-Germain. Acquistato a 9 milioni dal Paris Saint-Germain. Adesso te lo regala. Guardate che io lì, per esempio, ci ragionerei con il PSG, perché tu c'hai in ballo la questione Giorgino, però loro c'hanno altri giocatori in prestito e che vogliono sicuramente dare via un numero 9, e uno è la moglie di Wanda. Io adesso, poi, per carità, mi rendo conto, in molti mi hanno risposto di no, che non prenderebbero Icardi. Io, se dovesse andare via Abramo, io Icardi è un nome che prenderei in considerazione. Anch'io. Io no. L'altro 93. Per me in Italia ancora con una gamba fa 18 la stagione. Icardi a Roma mi fa paura. Non è una valutazione tecnica, perché il giocatore è forte, ma Icardi a Roma per me non dura molto. Un altro splendido classe 93 sarebbe. E rischia di perdersi. Sì. Poi lo capisco, nel senso che il giocatore non è scarso. Ragazzi, non è facile. Se va via Abramo, non è facile trovare. Non è che poi prende un prospetto. Lì devi prendere il centravanti. Però se va via Abram... Io ho chiesto in Germania quanto vuole l'Eintracht per francese. Choupo-Moting, come si chiama? Choupo-Moting, sì. Mi hanno chiesto che l'Eintracht... Ma non è francese, chiede 70. Cioè, ma scusa, no, stiamo facendo confusione. Choupo-Moting che gioca al Bayern. No, il centravanti francese dell'Eintracht, come si chiama? Colomouani. L'Eintracht chiede 70. 70 a Roma ce l'ha. Anche se vende Abramo nella migliore delle ipotesi. Però chi ha chiesto? Choupo-Moting o Colomouani? No, Colomouani ho chiesto. Non è che poi, cioè, prendiamo Mitrovic del Fulham. A parte che andare a prendere un giocatore della Premier è complicato, anche dal punto di parla da non so quanti anni. Ma quelli ti chiederanno 50-60 milioni, è un altro matto, perché se matto Icardi, pure Mitrovic non è leggero. Chi prende? Ma Mitrovic Se può pure di via Abramo. Ma chi prende a Roma? E ripeto, in un ruolo in cui io devo prendere il giocatore, non c'è nessuno che ti dà le garanzie. Giusto il marziano arrivato dalla Norvegia ti può dare garanzie, e quello segna d'inerzia comunque. Chi prendi? Alvaro Morata, ci sono 40-50 milioni. Morata? Morata lo prenderei. È un altro splendido 93.
È la Roma dei 93. Può quindi mi candido anch'io per un ruolo. Il problema è che Morata non va in scadenza. No, va in scadenza l'anno prossimo. Dovresti pagare la... che non mi fa impazzire, sinceramente. Soprattutto il Morata degli ultimi due anni, due o tre anni. Però già lo prenderei più di Icardi. Però mi sembra proprio giocatore da Mourinho, eh. Esperienza, sì. Lavoro per la squadra, abituato a palcoscenici top. Sì, sì, no, ci può stare. Leadership, non è proprio... Poi, comunque è uno che ha segnato... Morata di Icardi è centrale. Comunque è uno che ha segnato in finale di Champions, ha fatto quasi... Morata è una garanzia. Però io devo dire, l'ultima stagione allo Juventus dal punto di vista della prolificità offensiva è stato poca roba, eh? Vero, assolutamente vero, però è pure vero che un giocatore da 15 gol, rigori esclusi, eh. Vero, poi, ma pure vero che tu fa... no, ma manco se me dovrebbe dai i soldi Quadrato, Quadrato sta al capolinea e i soldi sì. non lo amano molto a Torino, eh? Che aveva attorno allo stadio. No, io tra l'altro nei panni della Roma, come fanno a non amarlo? Poi mi chiedo che uno che il Quadrato alla Juve ha fatto bene, sì, però segna sempre i derby per tanti anni. Io però a me sembra un giocatore agli ultimi fuochi. La Roma già ce n'ha da troppi dei giocatori. Smalling, Matic, Giorgino. Cenate, mi sembra tanto agli ultimi 30 anni. La Roma deve immaginare un mercato giovane fra i 22, 26, 27, 28 anni. Questi sono i giocatori in cui poi fa comunque un progetto di 2-3 anni. Comunque su Morata va 32 anni, 33 anni. Su Morata va detta una cosa che dice sì, non è uno stoccatore. Ma è vero pure che tu vieni da una stagione in cui Belotti al 25 aprile 2023 gol il campionato, 0 Abraham, 6 gol 7 gol in stagione tra campionato e coppe, di cui un 3-0 contro l'Udinese che fa statistica ma non è che pesa dal punto di vista del risultato, quindi boh, non lo so, non è che retrocederesti così tanto. No, però me. La Roma se prende Aouar 98, Ndicka 99, già un senso. E che Frattesi, che è pure lui 99 se non sbaglio, c'è una prospettiva della costruzione anche della squadra che verrà dopo. Sì, ma i giocatori di 30 anni cioè Morata 93, Di Paolo 93, con l'allenatore che c'è è una precisa strategia. Io credo quella di prendere dei, io credo che l'allenatore che c'è gli devi prendere i giocatori forti, poi se hanno 25 o 33 anni quello, tutti gli allenatori vogliono i giocatori forti. Però con Mourinho, diciamo, si tende a preferire calciatori di personalità. Mourinho storicamente non lavora con i Salah emergenti, con i De Bruyne emergenti, anzi li manda via perché deve prendere i Matic, i giocatori già pronti per vincere, tant'è che poi vince, però non li ha tirati fuori lui, anzi le ha sbagliate quelle valutazioni lì. Non è molto conciliabile con un progetto di costruzione di una squadra futuribile, secondo me. A meno che lui non dica firmiamo un contratto di altri 3 anni, perché se lo dice Mourinho dateci tempo, ricominciamo, resettiamo, ringiovaniamo, la gente gli andrebbe dietro, però dovrebbe partire da lui questo auspicio. Ma secondo voi l'Atalanta per Højlund quanto può? Tanto. Ha pagato 17 l'anno scorso. Tanto. Penso che almeno 40 devi chiedere adesso. Tanto non è una squadra 40. Con cui puoi, non gli darei mai io 40, però 40 sono tanti, ragazzi. 40.000 sono tanti. Chic. A me piace Højlund. Magari piace gli dai 30 e Bove. Io comprerei Højlund, Samardžić a centrocampo, farei un altro tipo di mercato. Mi piace tantissimo pure a me. Samardžić è veramente giocatore. Io non parlo di Samardžić perché me l'avevo anticipato. Vabbè, è arrivato per Paolo Marino, è arrivato. Dai, su. E anche Picciolo. Domanda della carta. Cosa però anticipato della Roma? Cacchiata, perché poi uno gli errori li fa devalutazione sui giocatori. Io su Schick ero pronto a giocarmi quello che pure quello che ci avevo. E Schick pure è stato pure nell'acqua. Pure su Benteghe, vero? Pure su Benteghe, dico, eri pronto a tutto. Si è rotto tutto, non è giudicabile. Ma ognuno, guarda, non esiste uno che
ha sensazioni positive sui giocatori e escono tutti forti, perché poi ci sta che nelle carriere uno si perda e giocatori anche di prospettiva e di talento, quindi sta la capoccia fatto... che conta se chiudono la stanza dove vanno a dormire piuttosto che lasciarla aperta. Questo pure è molto vero, e poi diciamo non abitiamo in una città proprio che aiuta su questo. Se, cioè a Roma si vive bene, a Roma si vive bene. David dell'Ill, credo che chiedano 80 milioni. Sì. David dell'Ill ci ha anche segnato, o sbaglio, con il Ghent in Coppa in Europa League, esatto. Qualche giorno prima del Covid, no? Cioè della chiusura di tutti i campionati. Uno pari. No, segna l'1-0, poi pareggia Kluivert. Sì. Finisce 1 pari la partita. Sì, sì, 1-0. Firmino che ha parametro 0, ma Firmino non è mai stato un bomber. Tutto è meno che un bomber. Nanna ha fatto. È uno che segna. È uno che segna non poco, secondo me. Cioè, comunque è un giocatore che ti aumenta il calibro offensivo della squadra, Piero. Poi ripeto, vieni da un campionato in cui c'hai due attaccanti che in due hanno segnato 7 gol. 11 se consideriamo i 4 di Belotti, di cui uno abbastanza inutile, se non due. Quello in Coppa Italia con la Cremonese e quello in Coppa contro in Europa League contro i finnici. Giovane promessa sconosciuta dalla Højlund, cosa ne pensate? Va trovata però. Se è sconosciuta, dicevo te, conosci qualcuno, capitano? Magari. Tiago Pinto rimane, chiede Massimiliano Cassi. Un altro anno di contratto. Secondo me rimarrà. Ad oggi quindi rimane. È un sì. Quindi è un sì. Io penso di sì. Però da tenere d'occhio come... Dai, rispondiamo un po' di domande della chat che stasera ce è bella. Una per Sandro, esatto. Ci sono trattative per il rinnovo di Dybala? Secondo me no, nel senso che mi pare più interessato l'entourage di Dybala a monetizzare, come sempre accade nei casi in cui un giocatore fa molto bene. Ricordiamo che Dybala ha un potere contrattuale in mano derivante da una clausola che può esercitare, cioè, che ne so io, solo per l'estero. Matteo, sì, mi vai a guardare. Però io penso che Dybala rimarrà alla Roma, cioè al di là del rinnovo io Filippo. Dico che... Sì, ma è un tweet sulle condizioni fisiche, la caviglia non si è gonfiata troppo, forte contusione. E dicevo, per me Dybala rimane alla Roma, comunque. Ad oggi penso questo. Sul rinnovo vediamo, Dybala guadagna tanto per i parametri della Roma, io non so se la Roma si può permettere di pagarlo ancora di più. Io lo vedo felice a Roma. Io pure. Anche se c'è una frase che ha detto Mourinho che un po' mi ha fatto riflettere, dopo la partita col Feyenoord, ha detto, io lo so che Dybala pensa di poter giocare nelle squadre più forti del mondo, ma a Roma è amato, cioè come se ha ritrovato la gioia, come se Mourinho avesse parlato con Dybala, che magari gli può aver espresso, no, il desiderio ancora di andarsi a giocare qualcosa di più importante. Però almeno 2 anni per me Dybala a Roma se li fa, non mi preoccupa, no, neanche a me sinceramente, no, se rimane quest'anno poi rimane ancora. Dal punto di vista delle risposte fisiche, purtroppo Dybala ha confermato di avere dei limiti. E questo paradossalmente è un vantaggio per la Roma. Ma certo, ragazzi, l'anno se scorso... Se Dybala avesse fatto 50 partite, cominciavo a preoccuparmi di più. L'anno scorso il giocatore era a parametro zero. E non ha preso nessuno. E non ha preso nessuno perché c'erano... No, costa troppo, è fragile fisicamente. Ma perché quest'anno ci dovrebbe essere la fila per prendere Dybala... che devi pagare pure il cartellino. C'è chi dice... Diciamo che non serve la fila, serve una teoricamente squadra che si mette d'accordo con lui e paga i soldi. Al momento io non la vedo all'orizzonte. Ricordiamoci sempre una cosa, che un conto è la considerazione che hanno i giocatori in Italia nel campionato di riferimento, un conto è quella che hanno all'estero, e le squadre italiane non mi pare che navighino nel loro nessuna, tutte hanno un sacco di problemi, questo è un mercato bloccato. C'è un'altra variabile importante che è relativa alle nuove regole che verranno introdotte per i procuratori. Questa è la prossima sessione, è la penultima in cui le commissioni sono libere, cioè puoi pattuire delle percentuali di commissioni libere. Quindi secondo me i procuratori avranno tutto l'interesse a spostare più giocatori possibili. Detto tutto questo, io penso che alla fine decide Dybala, e Dybala io lo vedo felice a Roma.
Qui c'è una domanda di Angelo di Sottotitoli. La fidanzata di Dybala a Roma. Dice che ha fatto l'appuntamento con l'obitorio. Avete letto qua la storia che lei ha fatto? Sì, io il posto di Dybala la mollavo. Perché? Ma non ho capito che magari mi si presenta con un cadavere a casa. Ma non credo. Ma è la nipote della Sabatini, è illegale, una grandissima tennista, splendida ragazza. Vabbè, ma mi ha inquietato qua la storia. Ma perché lei è appassionata di, cioè vorrebbe fare tipo il medico legale, una roba così, cioè sta facendo degli esami per diventare medico legale, in questo senso è affascinata dall'anatomia del cadavere. Tutti con una certa diffidenza. Ma scusate, a che ora c'è la Roma femminile sabato? 14:30. E qual è il problema? Non si fa in tempo, 2:30. Stava per segnare Roma prima. 14:30, 16:20, 16:30 finita, si fa in tempo andare all'Olimpia. Dipende, se la Roma c'è la festa a scudetto. Sì. La festa a scudetto si fa direttamente sabato nel caso. Io penso che comunque un po' di festa si farà, anche perché è ufficiale. Lo so, siamo sul filo. Tanto la Roma ha chiesto un paio di volte il cambio orario. Ma non è stato concesso. No. Sì, c'è una tematica di cambio giornata di Napoli-Salernitana di ordine pubblico, perché in effetti tu fai giocare il Napoli il giorno prima del potenziale scudetto, forse tieni troppo le persone fuori, non... ma tanto io penso che a Napoli si debba mettere l'anima in pace, è già successo, la città verrà presa d'assalto per non so quanto. Però mi dicono per esempio il cambio di orario della partita della Roma femminile pare che non sia possibile, perché ci sia i benedetti diritti televisivi che ce l'ha la 7 per il calcio femminile. La 7 ce l'ha in palinsesta a quell'ora e non gradirebbe un cambio. Però insomma la 7 glielo dovrebbero pure far capire. Certo. No? Tra l'altro i biglietti sono finiti in neanche 2 ore. Posso dire che c'è B1927 e fa una battuta un po' macabra ma geniale. Allora mi piace Abram, Auriana. Però ci sta. Dai, è un po' cattiva però la passione. Se la vostra donna vi dicesse sono affascinata dei cadaveri, ma voi come la prendereste? Ma io non male, cioè se è appassionata dei cadaveri, non ho capito. Io sarei inquieto, te lo dico. Ma ho capito, Piero, ma servono pure i medici legali al mondo. Capito, la donna mia meglio che fare un altro mestiere. Vabbè, infatti non sta con teoria, la Sabatista con Dybala. Ho capito, io però al posto di Paolino gli direi camere separate. Allora, Fulcrug ci dicono il Werder Brema, come lo vedete, ti dico la verità, male, perché mi sembra tra l'altro un altro 93. Abbiamo visto al mondiale prima che era interessante, che è Balogun dell'Arsenal in PES. Balogun dell'Arsenal, sì, non è male. Guarda, non è male, però Balogun dell'Arsenal. Chi? È un è inglese, credo, però sia statunitense, possibile che lui giochi in nazionale USA. Sì. Ma è un attaccante, sì. Non so se ha la cittadinanza inglese. Ah, è molto giovane. 2001-2002, non mi ricordo. È del 2001. No, cioè quello del Brentford che quest'anno sta a far bene. È in prestito a Rams. Rams. Come si chiama quello del Brentford? La punta? Sì. L'attaccante del Brentford? Oddio, guarda. Vediamo se ce l'hanno scritto. Lo controllo. Voi parlereste 365 giorni di mercato comunque. Tony? Vabbè, ma la gente piace. Sì, Tony. È lui. Ah, ok. E quest'anno ha fatto 20 gol. Una cosa del genere. 19 gol in campionato unico. Sì, non è male. Ma invece Boniface vi piace? Che l'abbiamo visto l'anno scorso contro la Roma, se vi ricordate, in conference. Lui. Io mi ricordo solo i capelli però di quell'uomo contro la Roma, fortunatamente, perché entrò e non fece proprio un granché. Però c'era quel capelletto tipo Osimhen, però ancora più giallo. Non mi convince. Non siete convinti? La Roma, se prende Abraham, deve prendere un attaccante importante. Esatto, a me mi ha dato pure se rimane Abraham a Roma deve via un attaccante importante, però qui ci svanno una serie. Marcos Thuram per esempio. Io vorrei l'ultima domanda di Giacomo per Piero. Chi
chi è Giacomo? Giacomo in pressione. Questa è la risposta. Aspetta, che la pinno che mi si era bloccato tutto il computer, ma vi sentivo. Questa qua? No, no, questa qui. Giacomo. Eccola, eccola qua. Hai da mia figura, Giacomo. Adesso se mi dovessero. A 20 anni sarebbe stato un po' più complicato, ma te voglio dire, gli asterristi almeno una settimana dal senso va a vittoria Europa League, l'avrei fatto pure a 20 anni, detto questo. Ma come farebbero le donne? Ma farebbero, troverebbero qualcun altro. Non so se sapete quella barzelletta, ma te fra la prima e la seconda ta fumi una sigaretta, a voglia pure una stecca. È la risposta. A me è una barzelletta che mi fa molto ridere, soprattutto all'età mia. Allora, Spalletti resta, ci chiedono così senza. Io fossi lui me l'andrei. Sì, anch'io. Sì, decisamente. Ho fatto quello non si può fare. Io penso che rimanga, però. Ottimo Walter che viva a Napoli. Sente va dire in maniera sente tutto Walter tutto il giorno probabilmente, però dice che probabilmente Spalletti andrà via. FMC Contador dice pure un mese per la vittoria dell'Europa League, giustamente tornando alla scorsa mattinezza, e c'è abbastanza, siamo abbastanza d'accordo. Allora, Spet Mitrovic basta, sinceramente, come giocatore, un giocatore che ha fatto bene solo al Fulham in carriera, tra l'altro in Serie B, poi quest'anno un pochino anche in Premier, ma non mi sembra un poi tra l'altro credo sia un 92 91 Mitrovic, aiutatemi che non mi ricordo. 90... No, mi pare più giovane. 94. 29 anni? Spiegatemi perché uno del 93 è vecchio, uno del 94 va bene, ma vabbè. Questo, ok. Ma questa domanda, secondo me è difficilissimo rispondere. Se devo scommettere, dico che la corsa bisogna farla non sulla Juve, nel senso che io non la conterei la Juve per la Champions, per vari motivi. Però è molto complicato rispondere perché, ad esempio, mettiamo il caso che la giustizia sportiva conclude i suoi procedimenti entro la stagione e dà una penalizzazione, tale però da non escludere la Juventus, non sufficiente per escludere la Juventus dalle coppe. Cioè, se la UEFA li esclude, giuridicamente, c'è anche il TAS, volendo poi, come grado di giudizio, tu puoi dire mi punisci due volte per la stessa cosa. Quindi è molto contorto, non fare previsioni è difficilissimo. Io dico però che non la giocheranno così, ma è una scommessa. Ale, ma io ho una domanda, no? Perché veramente ho cercato di informarmi e non ho trovato risposta. Se facciamo uno scenario ipotetico in cui in finale arrivano Roma e Juventus in Europa League e la... aspetta che è lunga. Va ma la Supercoppa a noi. No, aspetta, la Juventus vince l'Europa League, quindi è qualificata matematicamente in Champions. Mettiamo che arrivi quinta la Juve. Sì. E una delle due milanesi, facciamo l'Inter che arriva sesta, vince la Champions. Sì. In quel caso l'esclusa dalla Champions sarebbe la quarta del nostro sì. campionato, giusto? Ma se la la UEFA decidesse di escludere la non c'è la Juventus, non troverai mai questa risposta. Perché dobbiamo accettare una regola. Non c'è un precedente, una decisione specifica. Seguendo però i principi, esatto, è la stessa domanda che facciamo e mi viene da pensare che a quel punto sarebbe politicamente molto semplice lasciare il posto alla quarta, perché tra l'altro avrebbe senso, cioè tu mi togli un posto perché a parte stai facendo uno scenario veramente complicatissimo da verificare, mi togli un posto perché ce n'è una di troppo italiana, togli l'italiana ce va la quarta, dai, cioè quello okay. lo darei quasi per scontato, però non è che ci sia una regola precisa che lo dica. Così come non c'è una regola che dice che se la Roma perde la finale di Europa League contro la Juve e la Juve viene esclusa dalle coppe, gioca la Supercoppa la Roma. Non c'è una regola. O fa la Champions la Roma? Cioè il posto dell'Europa League a quel punto... È quello, infatti, la mia domanda è quella, non so... Non c'è una regola su questo. Non c'è un regolamento, almeno che io sappia, non c'è il caso specifico. Dovrei andarmelo a vedere meglio. Cerulli che è sicuramente parente a naso ti direi che salgono tutte dal basso come principio, cioè si perde il posto della vincitrice della dell'Europa League e guadagna un posto una di quelle federazioni che dovrebbe fare i preliminari, cioè sale la piramide dal basso, penso, di solito quando hanno escluso le squadre hanno fatto così. Ok, l'arrivo di Lina su Luku, credo sia il cognome, no? Ah, Grecia. È un ridimensionamento per Pinto? Beh, perché no, in effetti viene presentata come zio
però viene presentata ufficialmente come CEO e general manager. Sì, no. Però Thiago Pinto è general manager of football. Bravo, no, okay. Esatto, bravo Matteo. No, questa cosa ha creato confusione. Ha creato confusione, ma basta chiedere, c'è Cirulli pronto all'uso e vi spiega che succede. Cosa fa Cirulli? Ha detto la spiegaci, spiegaci, spiegaci. È così. No, nel senso che anche a me aveva ingannato l'annuncio. Ho verificato e in effetti è general manager of football. Sì, tutto quello che riguarda il campo riguarda Thiago Pinto e tutto il resto. La Roma gioca a calcio, è capo dell'area sportiva della Roma. E io sono capo dell'azienda Roma nella parte aziendale, corporate, come la volete chiamare. Io poi non so se avete letto una conseguenza dell'arrivo della greca Marinakis. Esatto, Marina Butad pure a me, però era costruita bene. Sì, era costruita, era costruita bene. Anche, tra l'altro, un personaggio molto discutibile perché è un azionista del Southampton, non è proprio il proprietario, cioè lì è stata comprata. E poi anche dell'altra squadra, De Olympiacos, giusto. De Olympiacos è proprio il padrone, fa un po' sì, come gli pare. Il Southampton credo sia il maggiore azionista, però non è il proprietario unico. Se non sbaglio, è il Southampton la squadra. No, vuoi vedere, magari vanno aprire un resort pure in Grecia, i fichi. No, ma lì hanno già uno. In Grecia? Sì, era uno penso che di quelli della Aubergi Resorts, mi pare che uno già fosse, credo Santorini proprio. Ma sta a vedere, aprono qualcuno. Io penso che ci sia una comunque scelta. Il Nottingham, no, il Southampton, la squadra Nottingham. Ma te ci sei stato a Santorini? No. Io sì. Vero. Sono stato a Zante, in Grecia io, a Zacinto, l'isola di Foscolo. Davvero? Hai trovato? No, non c'era. Però bellissima isola Zante. Santorini, sì. Vabbè, andiamo. Però sposo la causa verosimile. Sposo la tua causa, Piero, sull'italianizzazione dei ruoli, perché poi se no vedi si crea confusione su questa roba. Ma sarà presentata a greca? Conferenza stampa forse a fine stagione. Berardi non è stato mai presentato, non è nello stile dei Cristi. Sarà una persona in vetrina della Roma, perché comunque è una manager che metro 99 di stanguna, 99 1,89 di stanguna, comunque piccola non è. Quanto porta di piede, sapete? Niente. No, non so. Non è la piattaforma giusta, credo, per chiederla questa qua. La mi piace questo nuovo format, d'accordo con Pino, vanno i tagli forti. Ti piace questo format con le domande su Twitch? Vedi che bella l'interazione. La trovo interattiva, la trovo divertente. Ci ha abituato in radio, no? Tutti i giorni. Sì, anche sì. Se tu dovessi dire con Federico, noi difficilmente, magari qualche volta interagiamo un po' con gli spettatori di Twitch, però difficilissimo che apriamo le linee. Un po' anche perché Federico quando comincia a parlare sai quando comincia, sai quando finisce, capito? Poi ci sto pure io per cui, esatto, diciamo che parlare in quello spazio è abbastanza logorroica. Sì, esatto. Sì, però molto radiofonica. C'era una domanda sullo stadio, che ci chiedeva aggiornamenti sullo stadio, ma non la trovo più. Chiedo, la vita scusa. Secondo Lello sì, che non trovo più. La Roma però deve mettere mani al progetto, dai. Diciamo che sì. Questa è la notizia, che ci sono delle cose da sistemare, i parcheggi, ci sono delle criticità, gli alberi, cioè? Anche gli alberi. E il picchio? Ci sono notizie del picchio? Beh, andranno piantati non so quanti alberi, no? A compensazione. C'è una nuova... La parte progettuale non va rivista. C'è un regolamento che adesso non so proprio di preciso, ma credo sia addirittura una normativa europea. Particolareggiato previsto per quell'area, sono tutte cose molto tecniche. Però insomma una serie di criticità ci sono, c'è la volontà politica di portarlo avanti questo progetto, quindi continua a essere una strada comunque, non voglio dire in discesa, però senza particolari ostacoli. Detto questo, c'è da lavorare, non è automatico, non è veloce, ma lo sapevamo che non poteva essere come al solito, quando tutti i progetti nuovi degli stati partono con questa sensazione mediatica, se danno una data, si può fare 3 anni, 2 anni, iniziano i lavori, poi inizi a lavorare e ti accorgi di quanto sia complicato fare uno stadio. Infatti c'ha solo la Juventus poi il vero stadio di proprietà, però insomma io resto fiducioso, anche se consapevole che ci vorrà del tempo.
Dicevo, sulla cosa degli alberi, mi pare che ci sia proprio nel piano, nell'agenda europea del 2030, che per ogni tot di emissioni vada piantato un tot di alberi, perché mi pare che un albero assorbe tipo tra i 250 e i 500 kg di CO2 l'anno, quindi per ogni emissione investita, diciamo, nella costruzione dell'impianto va piantato un albero che vada Sì. a... Questa non mi sembra una problematica così difficile da risolvere. No, però gli No, però alberi devi hanno bisogno di spazio. Se tu non hai Esatto. previsto sufficiente spazio E in mettiamo più quell'area. vicini No, l'alberi. sotto, viene il problema, sono sotto le radici, che tipo di alberi, non è proprio... Non Oh, e è... dai, non mi state a fare i fiscali che tipo di No, 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 alberi, sentivo come radici, funziona invece. cose. E andiamo, no. Però, Ale, una domanda Ma sul perché è ritaglio te venuta la fuori la faccio io. storia del picchio, che c'è il No, picchio il picchio no, che vabbè. se fanno lo stadio deve emigrare. Ma raga, ma voi pensate che in America si fanno tutti questi problemi? In America lo Yankee Stadium, che era quasi un monumento nazionale, l'hanno abbattuto e ne hanno fatto un altro in 6 mesi. Il maggio Beh, di un Londra altro, che è un'altra un altro pioniere cultura, un senza altro. leggi, senza Sì, burocrazia, un senza pioniere. sistemi economici. Io pure vorrei il mondo di Piero. Ma chi faccio del Dove, ma male che se ce faccio? frega? E si fa. Concettualmente sono d'accordo con Devono te, però. essere 1.000 alberi, se ne metto 750, non è che cambia molto. Allora nominiamo Piero manager della Roma per lo stadio. Va là No, e ma gli dipende veramente dalla capacità di assorbimento della CO2 dell'albero, perché poi ogni albero ha una capacità diversa, questa, insomma. noi mettiamo quelli che hanno la massima Però al capacità di là di ossidazione, delle il baobab. leggi europee, che giustamente Gabriele sottolinea, perché questo è un momento in cui l'attenzione al clima, all'energia pulita, cioè sono proprio Ma solo per lo stadio della no, sono Roma, i temi, sono i attenzione. temi È vero, è dell'agenda una cosa per tutte internazionale le che valgono un po' costruzioni. per tutto. Al di là di quello, c'è proprio una questione legata a pietra lata, che lì tu devi mettere un tot di alberi, perché è previsto che sia così. Da antico progetto sullo SDO, siccome lì le concessioni, tu lo stai facendo lo stadio su un terreno, a parte che è pubblico, il terreno lo devi comunque prendere in Hanno fatto gli concessione. Sì. espropri. Ci stanno una serie di cose, di vincoli su ogni area che devi rispettare, perché altrimenti non vai avanti. Però Ale, ti volevo fare una domanda, così usciamo un attimo da questi tecnicismi Usciamo un su attimo fuori dal CO2. pallone? No, no, sempre sullo stadio restiamo, però ti volevo fare Non una l'hai colto, domanda da non l'hai più colto. curiosità mia. Che Non l'hai c'hai? colto. Sei stanco? Ho Ti detto, vedo usciamo un stanco. attimo fuori dal pallone. No, no, Questa la dallo. coglierebbe tuo papà e non l'hai colta tu. Va bene, andiamo avanti, Usciamo un dai. attimo fuori dal pallone, non l'ho capita, no. Ero distratto dalla Roma Primavera. Sei Vabbè, dico, giovane. non hai idea che su questo nuovo stadio si parli meno, ma si proceda di più rispetto all'altro che fu presente? Io ricordo pure il progetto plastico alla mostra, Si bellissima, alla parli Factory meno, 40. sì. Si proceda di più, per adesso no, spero di sì. Io faccio presente che dall'arrivo sono passati 3 anni. Ma a parte quello, la dichiarazione di pubblico Beh interesse. no, Piero, no, tre ancora non Due sono anni e passati. mezzo, Cioè, due anni e mezzo. il progetto è stato presentato, lo studio di fattibilità, diversi mesi fa e ancora non si è concluso l'iter per il pubblico Però interesse. ci stiamo quasi Ci quasi. siamo quasi, però si è aggiunto un passaggio perché in virtù proprio di queste criticità da risolvere, è stato stabilito che prima di aprire la conferenza dei servizi la Roma dovrà adeguare il progetto con queste modifiche e ci dovrà essere un'altra votazione in aula, quindi uno step in più. Ecco perché ti rispondo ni. Cioè non mi pare che si proceda, ma non per colpa della Roma, ma perché è complicato, è una materia difficile, dove le cose da fare ci Scusami, ma sono. la cosa che hai detto prima, usciamo un attimo fuori dal pallone, era riferito a un'emittente radiofonica? Sì, sì. Ok, mi è venuto in mente adesso. Sei Eh no, perché sembrava veramente. strano che non la cogliessi, no? No, infatti, ti ho detto, ero distratto, stavo guardando un attimo la primavera. A Va Fiorentina 10 bene. espulso un ragazzo Allora, della c'è niente di Fiorentina. male, possiamo pure dire qual è l'emittente, ci ho anche collaborato, è un famoso, no? Jingle Sì, de vabbè, radio, diciamo, radio, storico. radio, radio. Sì, Non sì. c'è, sì, Io assolutamente. mi taccio. Che ai tempi era Radio Roma Nord addirittura, se non sbaglio. Intanto saluto Stone Junkie 73, tifoso del Napoli che ci segue con piacere. Un abbraccio a Piero e noi abbracciamo te, caro Stone Junkie, Io dico perché solo a ci fa Stone Gianchi veramente che quest'anno, a parte le partite con la Roma, ho visto Napoli, Liverpool e Juve Napoli. Io che altro devo fare per voi? Dimmelo tu. piacere. Veramente, veramente. Compratemi No, l'abbonamento. io posso dire che non
l'altro ieri, la precedente domenica ero a Napoli, sono stato 2 giorni a Napoli e ho trovato una città decisamente migliorata. Hai visto? Bella come sempre. Bella, mi piace tantissimo. Sei arrivato col treno? No, no, in macchina. Sono arrivato in anche la stazione è migliorata molto. Ma le stazioni della metro sono stupende, ragazzi. Vabbè, firmate da la metro l'ho presa. La funicolare l'ho presa. Ho rivalutato la Raggi, cavolo, a Roma. Cos'è? La funicolare preso? Ho preso la funicolare. Esatto. Sì, io sì, abbiamo preso la funicolare, ma non a Napoli. Restano tanti problemi nelle periferie, nei dintorni. Per carità. Però è una città complicata. Ma hanno dato una bella aggiustata. Sì, tra l'altro già, era già tutta imbandierata. Sì. Ora Giacomo non esagerare. Giacomo ci chiede se più qui di Roma e Napoli, ma secondo me no. Io mi viene quasi da di più Napoli. Io ho trovato almeno al centro, non sono stato. Il centro probabilmente sì. Ho trovato una città decisamente più pulita da quello che mi ricordavo. Sì. Questo. Più che di pulizia parlare di ordine. Roma forse ancora. Oddio. Roma e l'ordine non sono proprio due. E l'ho trovata come sempre bellissima. Napoli è bellissima. Poi tra l'altro eravamo 3 coppie, abbiamo preso una casa a Posillipo, una casa meravigliosa con una vista sul golfo straordinaria. I momenti dei consigli di Piero, eh? I momenti dei consigli tuoi, così. No, una casa meravigliosa, ve garantisco. Ma ci crediamo con un terrazzo da mille notte, da faccio un pensierino, capito? Dico, terrazzo non c'è bisogno di manco di provarci, ce ne pensa io e Austini abbiamo preso una funicolare a Salisburgo invece, sì. Tra l'altro credo la funicolare più costosa d'Europa, perché 8 metri 14 euro è una roba abbastanza da ufficio inchiesta, posso dire da ufficio inchiesta 14 sì, euro sì, no. Sì, c'è la Rocca su a Salisburgo, sì. La Rocca di Salisburgo. E chi sa per la Rocca di Salisburgo? No, bello, tra l'altro c'era un che ho visto. C'era un quadro di un cardinale che ti somigliava pure dentro a me. La Rocca. Sì. L'avevamo pure mandato, ma non te lo ricordo. È possibile vendere Spinazzola per ingaggiare Grimaldo a parametro zero? Grimaldo è il terzino del Benfica. Per me ingaggia Grimaldo a parametro zero, se lo fa, vende Spinazzola è un po' più complicato. Anche perché ancora non ha rinnovato, va in scadenza l'anno prossimo. Sì, ma c'è un altro anno di contratto a parecchi soldi. È un giocatore che la Roma penso che non chieda proprio due spicci, Io devo fare una domanda a Piero. Io tra l'altro Spinazzola me lo terrei. Magari non me lo fa 50 partite a stagione, ma se me ne fa 30 da Spinazzola sto abbastanza bene. Io vorrei fare una domanda a Piero. Vale più di Grimaldo. Piero, posso farti una domanda? Sì. Allora, come la prenderesti se la Roma facesse un campionato da 106 punti, possibilmente 109, e arrivasse comunque seconda? Vabbè, questo è... La prenderei male, come avevo che prende. Ok, tu immagina essere un tifoso... credo che sia... sì, una sconfitta e 2 pareggi. Tu no, immagina essere un tifoso del Notts County in questo momento. Ti faccio vedere questa classifica qua. Immagina essere un tifoso? Del Notts County. Il Notts County ha fatto 106 punti in quest'anno nella National League di Inghilterra, sarebbe la Serie D inglese, ed è arrivato comunque secondo dietro al Wrexham, che ne ha fatto 110. Vi faccio vedere questa di quell'attore, no? Ryan Reynolds. Esatto. Certo, è in campionato. Vi faccio vedere. Pensa alle altre come erano. Cioè, hanno vinto tutte le partite. Questa è la classifica, ve la faccio vedere qua, così. Eccola. 110 punti il Wrexham, ma manca una partita a fine campionato. 106 non scampo. Eh sì, promossi. E poi in realtà, cioè, sono comunque tante partite, Sono 46. Cioè, anche quello da dire, che è un po' diverso. Fammi vedere con chi ha perso. Cioè, comunque ha pareggiato 10 partite il North County. 10 partite e ne ha perse 3, vedo. Sì. Quindi non è come dobbiamo calcolarlo noi sui, però comunque. No, certo, però insomma, è il campionato 46 partite sono tante. Non ricordo tanti campionati in cui ci sono state due squadre che hanno 46 partite. Sono 24 squadre.
È un campionato 24 squadre. Giusto, sì. Sì, sono 24 squadre. Vabbè, era giusto per parlare, insomma, il fatto che intanto ci lamentiamo, ma anche fuori dall'Italia, fuori da Roma. Wrexham l'anno scorso esce ai playoff di promozione e quest'anno riesce a vincere. Sì, 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 vabbè, hanno fatto pure un investimento abbastanza importante. Importa, c'è allora. Intanto la Roma prova a attaccare, ma con poca convinzione, non riesce a segnare qui in questa finale. Andiamo di Coppa Italia. Finale. Eh sì, direi di sì, anche perché abbiamo abbondantemente superato l'ora di diretta, sta cascando tutto tra l'altro. Direi che possiamo dare l'appuntamento a lunedì 1° maggio, perché noi, non essendo lavoratori, nei giorni di festa per i lavoratori ci teniamo impegnati, e quindi lunedì sera ci vediamo alle 21, come sempre, su Teleroma 56, canale 16, Digitale Terrestre. Qua, su Twitch. Il 1° maggio? Sì. Certo, certo. Twitch, nonostante sul nostro canale, io, sul canale, insomma, di Teleroma 56. La mia festa del 1° maggio è la più bella festa che c'è dell'anno, quindi. Perché per la festa dei lavoratori. La seconda dopo quella di oggi, però vabbè. Sì, insomma, stiamo là. Bello che arrivino vicini. Grazie Matteo Cirulli. Grazie a voi ragazzi, buonasera. Grazie Matteo. Grazie. Con le cuffie stai bene, vacci a dormire pure. Grazie Piero, grazie Alessandro, ciao. Ci vediamo lunedì. Ciao. Grazie a tutti voi che avete seguito la nostra live. Ci vediamo lunedì su Teleroma 56 alle 9, non mancate. Gabbè.